Perché se fa una cosa tipo... Non voglio suonare per 100.000 persone che non mi stanno a sentire. Voglio suonare per 100 che stanno in silenzio, con gli occhi chiusi o incollati a me. Perché quello che ho da dire lo sentono come se fossero loro a dirlo. Sono stufo di regalare anni di studio, mesi di sacrificio, investimenti su attrezzature, ore di meditazione per tornare in contatto col mio vero me, ai social network che sbranano, sbrandellano, depauperano, giudicano e infine rubano tutto il mio operato. Sto fermo finché non mi sento differente da ciò che ha sempre pensato di me la gente. Confesso, ogni cosa va da sé. Oddio, non te ne andare, stai da me a un bilocale. Aspetto, quando ti va te. Vuoi dirmi da dove vieni, chi ti ha fatto quei buchi ai piedi? Non è che amo darti dell'invisibile, è che quando non ci sei supero il limite. Da giovane è difficile resistere, ogni attimo ti insegna come vivere. Non c'era più nessuno da distruggere, nemmeno uno scemo da cui prenderle. Ho preso a pugni il mio modo d'essere, perché conflittuale è il mio esistere. Per me non mi sta bene niente, perché indovinalo tu. Oh raga, è difficile parlarne, sembra che ando in déjà vu. Però a me non mi sta bene niente, perché indovinalo tu. Forse sto provando a immaginarmi libero da schiavitù. Messi al mondo era un EP di tre brani nel 2020. La grafica ritraeva la regina degli scacchi disegnata da Lenoir. Gliela chiesi in prestito per averla come immagine su un video caricato su YouTube con un link privato per farlo ascoltare a pochissime persone. Ho continuato a scrivere poi e sono arrivato alla conclusione dell'EP, che è diventato un album, con un totale di 10 tracce. Ho pensato di pubblicarlo tutto per un attimo, preso dall'euforia del momento, ma no. Se fai sempre le stesse cose, non cambia nulla. Ho raccolto gli indizi, quindi, come sempre, i segni che mi sono lasciato. Inconsapevolmente a gennaio 2023 ho lanciato un crowdfunding dicendo che due brani sarebbero rimasti solo nel vinile, che non avrebbero mai visto la luce, non so perché, mi è venuto così. Sempre inconsciamente poi ho sacrificato il mio ego, cercati nel processo di uccidere te stesso, come dico nel brano d'apertura, 100 te, facendo scena muta in piazza, Piazza del Popolo, ad Ascoli Piceno, la mia città, e ci sono stati dei segni che mi hanno fatto pensare che forse inconsciamente sapevo che andavo incontro a quella sorte. Come ho detto ad Alex Accorsi, Slim Shady's Choking, e nel backstage a Atelier ho detto: se tutto funziona, questo è Loop Station, se funziona, se funziona, per radio check, se funziona. E adesso io non resto zitto, insisto nel cercare la tua provenienza. Qual è la residenza della tua coscienza? Non cerco risposte facili. Questo per dire che voglio restringere il mondo in cui vivo, voglio riportare tutto a una dimensione più umana, voglio suonare dal vivo per chi ama davvero la musica, chi la supporta con la presenza o con i mezzi che ha. Per questo Déjà Vu potete ascoltarlo dal vivo, ai miei concerti, o sul vinile. Un vinile che ci riporta indietro, ai tempi in cui tutto andava più lentamente, avevi il tempo di assaporarlo, senza dover schizzare sulla bacheca da un reel all'altro a rincoglionirti. Questo anche perché il Covid mi ha insegnato qualcosa, e cioè che seguire la massa spesso è un errore. Stop alla puttanificazione dei brani, la CIA in questo ha ragione. Se c'è qualcuno che negli anni ha supportato il mio lavoro è proprio questo ente, non di certo Instagram, Facebook o YouTube. Certo, sono un ottimo mezzo loro per arrivare a un nuovo pubblico e per questo li sto utilizzando, ma non metterò più i miei brani a disposizione di questi succhi a creatività che lasciano meno delle briciole, a cui poi sono molto affezionato.